ambasciatrice. Ti puoi presentare? Sono Mariangela Zappia, sono nata un po' per caso a Viadana, una bella cittadina in provincia di Mantova. Oggi sono l'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti d'America e sono accreditata anche presso le Bahamas e la Giamaica. Ho studiato scienze politiche all'Università di Firenze, che considero un po' la mia città d'adozione. Sono stata rappresentante permanente presso le Nazioni Unite e presso la NATO, consigliera diplomatica del Presidente del Consiglio, e ho l'onore di essere stata la prima donna in Italia ad avere ricoperto questi incarichi. La persona più interessante che hai conosciuto e che ha influenzato la tua carriera? In realtà sono due le persone che in modi diversi hanno avuto un forte impatto sulla mia carriera. La prima è mio padre, che era un ufficiale dei Carabinieri e che mi ha trasmesso l'esempio di questa cosa bellissima che è servire il proprio paese. Non c'è niente che dia più soddisfazione. La seconda, una personalità molto diversa, è Angela Merkel, che ho avuto il privilegio di conoscere e di osservare da dietro le quinte di molti importanti negoziati, riunioni internazionali e durante incontri bilaterali con i nostri leader. E per me la cancelliera è stato un esempio di cosa significhi una leadership femminile. Costanza, pazienza, concretezza degli obiettivi che si vogliono raggiungere, empatia, capacità di comunicare. Una donna che non ha avuto paura del potere e che lo ha esercitato, un potere inteso come potere di fare, di agire, e quando è stato il momento di prendere delle decisioni andando controcorrente. Com'è l'Italia vista dal paese in cui ti trovi ora? Dunque, l'Italia vista dagli Stati Uniti è ancora più bella, dinamica, importante di quanto forse tendiamo a considerarla noi stessi. Gli americani amano l'Italia. Quando dico che sono l'ambasciatrice italiana, la reazione è sempre di ammirazione. Per l'amministrazione americana siamo un alleato fondamentale, un security provider, una controparte economica strategica, un partner di eccellenza nell'innovazione e nella ricerca scientifica. L'America ci considera un esempio da seguire per come ci stiamo risollevando dalla pandemia e la domanda d'Italia, dalla moda alla cultura, dalla scienza alla tecnologia, è davvero ovunque negli Stati Uniti. L'Italia, vista dall'America, è un attore chiave sul piano globale. Lo ha dimostrato con una presidenza del G20 che ha raggiunto, grazie a un gioco di squadra proprio con gli Stati Uniti, risultati davvero importanti, per niente scontati, all'insegna del rilancio del multilateralismo in un anno così complesso come quello che si sta per chiudere. Gli Stati Uniti ci vedono come centrali anche nel rapporto con l'Europa, riconoscono il nostro peso nell'Unione Europea e apprezzano in modo, direi, inequivocabile e costruttivo in cui l'Italia coniuga europeismo e atlantismo. Per tutti i più di 17 milioni di americani di origine italiana siamo le radici storiche, ma ancora molto forti, molto vitali. L'America considera l'Italia un'amica fidata, quella con cui si condividono valori e visione, quella che si vuole al proprio fianco per costruire un futuro di due democrazie bellissime che mettono al centro delle politiche e delle scelte il benessere e la prosperità delle persone.